Amici di Canale 3 Toscana in visione, una buona serata dalla Palestra di Siena. Gara 2 di semifinale playoff. Gecom Menzana Siena che ritrova ovviamente Livorno, targata GFG dopo il 74-70 di gara 1. Una partita tiratissima, una partita nervosa, una partita agonisticamente intensa, a tratti anche piacevole, una partita che era importante portare a casa, e questo è riuscito alla Menzana, che ha indirizzato così bene questa serie e che stasera però deve cercare di fare il passo successivo. Sappiamo benissimo dell'importanza di una gara 2, laddove portarsi sul 2-0 vorrebbe dire mettere il match point sulla racchetta quando si andrà a giocare a Livorno. Piccola pausa come sempre per ascoltare l'inno di Mameli, poi torniamo a presentare questa gara 2. E questo come sempre era l'inno di Mameli, che è una consuetudine in questa categoria, anche nelle categorie superiori. ...74-70 gara 1. Stasera c'è un fattore importante, che è il fattore legato alla stanchezza. Vedremo quale squadra avrà recuperato meglio, mentre intanto vediamo la sciarpata in curva nord, vedremo quale squadra avrà recuperato meglio dopo la tesissima e molto intensa gara 1. Fra l'altro ricordiamo anche che la Menzana era reduce da una sosta abbastanza breve, visto e considerato che aveva avuto solamente 3 giorni per recuperare dalle 3 intense partite contro Piombino. Livorno è una squadra sicuramente più giovane, più fresca, magari meno esperta, però con una capacità teoricamente di recupero migliore rispetto alla Menzana, e questo, lo ripetiamo, è un punto di domanda sul quale, uno dei tanti sul quale si costruisce questa serata. Si è parlato molto anche dell'arbitraggio di gara 1, che è stato un arbitraggio oggettivamente poco piacevole, con tante contestazioni e con tanti errori da una parte e dall'altra. Stasera gli arbitri sono i signori Patti e Catani, entrambi abruzzesi. Speriamo davvero che si possa in questa telecronaca parlare molto poco di arbitraggio e molto invece, è chiaro, di basket. Ambiente bello carico, buona presenza al Palestra, direi così a occhio, sulle 2000-2500 unità. Riscaldamento che sta per terminare. Do la buonasera anche a Lello Giraneschi, che stasera è con noi in postazione per commentare questa partita. Lello, gara 1 molto stressante anche dal punto di vista non soltanto dei nervi ma del fisico. Potrebbe essere un aspetto sul quale magari qualcosa rischiamo. Assolutamente sì, ma non dobbiamo pensare
alle cose negative, dobbiamo entrare in campo con la grinta come se ci fossimo riposati un mese e lottare come leoni con i gomiti, perché questo deve essere Siena, altrimenti se perdiamo di vista questo atteggiamento qua rischiamo di subire un atteggiamento analogo. Abbiamo visto quanto è stato negativo questo approccio con subire la fisicità degli altri, come contro Piombino o in alcuni tratti anche contro Livorno l'altra volta. Quando noi facciamo il nostro gioco, che è molto bello e molto fluido, non ce n'è per nessuno. Dobbiamo giocare duro, sporco e come sappiamo fare noi. L'applauso, come sempre, ad incitare i biancoverdi e volendo anche a caricarsi in tribuna dopo il canto della verbena. La scelta di Matteo Mecacci che ieri sera in allenamento ha provato qualche piccolo adeguamento. Sappiamo che si può cambiare poco in 48 ore, ma magari si può cercare di limare qualcosa che non era andato in gara 1. È stato un allenamento breve ma sicuramente intenso, con due o tre concetti interessanti che vedremo se la Mezzana riuscirà ad applicare qualora se ne presenti l'opportunità. Intanto vanno in campo Parente, Vico, Pignatti, Paci, e Alex Ranuzzi. Quintetto è quello abituale, dall'altra parte Venucci, Persico, Lucarelli, che ha fatto una grandissima gara 1, Liberati, Gigena. Importante partire bene, importante poi però anche riuscire a lavorare bene su eventuali parziali positivi, ovvero mantenerli. Questo è un po' un limite della Mezzana in questa stagione, che poi è stata una grande stagione, non ci piove. Primo posto in campionato. Palla a due, Preda ancora una volta della Mezzana, come già in gara 1 con Siepavico. Parente per Pignatti. Subito l'uno contro uno, Gigena Pignatti. Ranuzzi per Paci. Palla contesa, freccia del possesso che indica Livorno. Palla persa dalla Mezzana. Non un grande controllo da parte di Paci, tutt'altro. Poi è arrivato il tocco, se non sbaglio, di Venucci. La rimessa consegnata alla formazione ospite. Mattia Venucci in palleggio, ancora Ranuzzi a difenderlo. Liberati si alza e va a realizzare. Primi due punti per Livorno. Parente va da Ranuzzi, sotto canestro si libera Vico, ma la palla è sull'altro lato del parquet, servito Paci in avvicinamento a canestro. La rimessa è per la Mezzana. Stiamo scegliendo di appoggiare palla a lungo sotto, ma poi andiamo a scaricare. Parente riceve, mette i piedi in ordine, scarica su Paci, ancora Parente, prende la linea di fondo, viene stoppato, recupera la palla, alza la parabola, va a sbagliare, arriva Paolo Paci. Primi due punti per Paci, parità. Livorno già in attacco, la transizione con il tiro da tre punti sbagliato è una cosa che ci ha fatto male in gara 1. Ranuzzi per Pignatti, gli restituisce il pallone, ancora Pignatti, taglio di Ranuzzi, ma si va su Parente. Sfida Lucarelli, Parente, 8 secondi per tirare, si alza Paci. Sfortunato il tiro di Paolo Paci, gira esce, rimaniamo 2-2. Buon raddoppio, Lucarelli riesce in qualche modo ad andare via, forse anche viziata da infrazione di passi. Questa azione, c'è comunque il canestro di Lucarelli. 4-2 Don Bosco. Siepavico si butta dentro e prende il fallo di Persico.
mi sembra di vedere molta tensione. Normale, la posta in palio per Livorno è altissima, perché andare sul 2-0 vuol dire dover vincere tre partite contro Siena, non è proprio così semplice. La Menzana invece deve iniziare a giocare con la solita calma, non come l'altra volta, 22-4, pensavo fosse finita la partita, poi invece in fondo punto a punto per un secondo. Credo che con calma, ragionando, si possa fare anche bene. 4-4, firmato Ranuzzi. Chiama all'uscita di Paci Mecacci, perso Venucci, fallo fischiato al Sebavico, è il primo della partita dell'argentino. E ci sono due tiri liberi per Venucci. Due tiri liberi per Venucci. Primo si arrampica e va dentro. Venucci controllato bene per buona parte di gara 1. È un giocatore indiscutibilmente di talento, come del resto lo è Mario Gigena. 5-4 Livorno. Ranuzzi riceve, si butta dentro appoggiando al tabellone, va a sbagliare. Quasi un muro pallavolistico quello di Persico. E Livorno lavora molto molto bene il contropiede. A rimorchio arriva Lucarelli sul passaggio di Venucci. Siamo 7-4 per gli ospiti. Ranuzzi. Palla telefonata sulla quale arriva Venucci. Fallo di Parente. Avvio molto contratto della Menzana. Rimessa per il Don Bosco. 7-4 per gli ospiti, 7 minuti al termine del primo periodo. Persico sbaglia dopo aver preso una buona linea di fondo. Fallo di Lucarelli per evitare qualsiasi accenno di ritmo sostenuto da parte dei biancoverdi, una chiamata che è partita dalla panchina, che gli arbitri hanno preso forse anche con un po' di ritardo. Due falli di squadra sia per la Menzana che per Livorno. C'è qualche problema al tavolo. Alla fine la palla consegnata a Vico per Parente. Parente, 5 minuti di grande spettacolo in gara 1, poi è un po' scomparso. Si alza Vico, va purtroppo a sbagliare al rimbalzo. Buon lavoro in taglia fuori di Persico. Gigena può prendere la palla. 7-4 Don Bosco. Gigena si alza da 3 punti e va a realizzare più 6 CFG con la tripla di Mario Gigena. Gigena non lo scopriamo certo stasera, una grande carriera, è un giocatore che in partite del genere però può fare la differenza. Assolutamente sì, Gigena, la sua esperienza è straordinaria. Nel frattempo grande Sebastian Vico fa canestro giocando semplice. Gigena ha calcato il parquet di tutta Europa, per cui non si scopre certamente stasera la sua grande qualità. Noi dobbiamo soprattutto smettere di perdere palloni e recuperarli, come ha fatto Davide Parente in questo momento, fare il nostro gioco senza voler cercare la conclusione per forza affrettata. Giochiamo di sistema, perché quando usciamo dal sistema perdiamo palla, come abbiamo già fatto 2-3 volte, poi ci innervosiamo e sbagliamo anche tiri semplici come abbiamo fatto. Secondo fallo di Persico, questo è un dato interessante, va dentro Malfatti. Vico va in lunetta a battere 2 tiri liberi, siamo quasi alla metà del primo periodo, 5:57 per la precisione, 4 da recuperare per la GECOM, diventano 3 con il terzo punto di Sebavico.
Ancora Sebavico, 2-2. Livorno aveva preso 6 punti di vantaggio. Chiede difesa a uomo Matteo Mecacci. Ci abbiamo messo qualche secondo a registrarla. Intanto recuperiamo una gran palla con Vico. Vola in contropiede, lo scarico per Ranuzzi. Contropiede Menzana. È una cosa importante averlo anche visto il contropiede, perché spesso ce lo hanno negato in questi playoff. 10-10, parità. Con Ranuzzi a 4 punti, liberati, controparente, c'è il blocco di Gigena. Cambio accettato da Pignatti, Malfatti si alza e va a realizzare. Il giocatore forse meno atteso, Malfatti, rispetto a Persico e ad altri, però ha timbrato subito il cartellino. 12-10 per la CFG, Pigna dalla sua mattanella. Per la parità sono i primi 2 punti per il numero 16 della Menzana. Venucci perde palla, la palla arriva qua in postazione, la rimessa è per la Menzana. Cambio Livorno, va fuori Liberati, entra Sollitto che in gara 1 ha fatto buone cose, fra le tante buone cose ha fatto vedere come, nonostante abbia 19 anni, sa mettere le mani addosso piuttosto bene. Già sta facendo vedere una difesa aggressiva anche adesso su Parente. Sebavico, un fallo forse di Venucci non fischiato, scarico fuori, la tripla di Davide Parente sul ferro, lavora bene Paci, extra possesso, va contro Malfatti, va a realizzare. Grande canestro di Paci, gran movimento. Assolutamente sì, questo è il nostro gioco, penetrare e scaricare per gli esterni, dove siamo in grado di fare molto male sia con Parente che con Ranuzzi, a prescindere dal tiro che entra o che esce, ma questo è il nostro gioco. Poi grande Paolo Paci a finalizzare. Sorpasso Menzana, 14-12, Pignatti prende il fallo di Gigena. Un buon momento per la Menzana. Arriva il time out chiesto dalla panchina ospite. Secondo fallo per Lucarelli, non per Gigena. Time out chiesto dal Livorno. 4 punti a testa per Ranuzzi, Vico e Paci nella Menzana. Sono loro ad aver marcato maggiormente in tutti i sensi questo primo periodo. Ranuzzi, giocatore, Lello, dicevo, Ranuzzi è un giocatore imprescindibile di questa squadra, perché oltre ad essere un grande difensore, nell'ultima fase della stagione, soprattutto nei playoff, sta crescendo tantissimo anche in attacco. Cresce tantissimo l'attacco quando la Menzana gioca bene. Quando la Menzana gioca bene, lui è fortissimo sugli scarichi e quando riceve la palla anche in velocità sulla penetrazione, sia quando il compagno scarica e penetra e scarica la palla a lui, sia quando perde e scarica su lui con i piedi al di là della linea 6-25. Questa è la sua dimensione, difficilmente Ranuzzi, magari Alex, si inventa un tiro da solo come possono fare altri, però nei giochi costruiti è una certezza matematica che lui riesce a finalizzare in modo corretto. Tiri liberi intanto per Pignatti, gemello di Ranuzzi, gemello ovviamente non di fatto ma quasi. Insieme ormai da tante stagioni, entrambi bolognesi, 2-2 di Pignatti, siamo 16-12 con un parziale di 12-2 per la squadra di Mecacci, che ha girato la partita. Sollitto, palla recuperata da Parente, poi magari spendiamo anche due parole sulla grande partita difensiva che sta facendo Davide Parente. Sebavico va dentro, c'è spazio, ma purtroppo a sbagliare, la palla viene data alla Menzana. Da qua oggettivamente l'ultimo tocco sembrava di Paci. Stavo parlando, Lello,
della partita difensiva di Parente in questo momento, che sta facendo grandi cose in anticipo. Magari aspettiamo che riesca anche a trovare la via del canestro, però è molto molto importante nell'altra metà campo. Assolutamente sì, ma tutta la mezzana sta difendendo con la consapevolezza di chi sono fisicamente e tecnicamente. Quando si perde quello non ci si cava le gambe. Invece nella uomo si è rubato 2-3 palloni importantissimi difendendo a uomo, trovando sempre il passaggio giusto con Parente, che ha anticipato l'ultimo passaggio. Tu bravissimo Davide. Lo scarico fuori, Venucci non prende il tiro da tre. Stiamo difendendo forte. Ranuzzi su Parente, più 6 Menzana. Pubblico applaude, mostra di gradire questo buonissimo primo periodo della Menzana. Riceve ancora Parente, 7 secondi per tirare, spalle a canestro, si butta dietro, l'errore sullo step back di Davide. E ancora Malfatti, questa è la sorpresa della serata, quarto punto di Malfatti, 18-14, ma questo dimostra che Livorno è una squadra comunque di grande talento, seppur costruita su tanti giovani. Parente fuori per Ranuzzi, si alza Alex, è lungo il suo tiro, non c'è nessuno con la maglia bianca al rimbalzo. Bravissimo Ranuzzi a recuperare palla. Palla sotto per Pignatti, su Paci, 2 per la Menzana. Siamo 20-14, pressione mostruosa di Parente e Ranuzzi. L'allenatore di Livorno sta protestando perché voleva il fallo sul precedente recupero della difesa di Siena. Il fallo è arrivato adesso, questo è un fallo abbastanza netto di Paolo Paci, primo della sua partita. Va fuori Vico, dentro Panzini. Adesso spostiamo Parente in guardia, dopo diversi minuti giocati da playmaker. Sarà Panzini a costruire. Ancora proteste da parte della panchina labronica. Qua ci facciamo uccellare su questa rimessa. Canestro quest'onda non va preso. Se si fa nel mini basket si fanno fare le scale, facevano fare il mini basket, ma succede. Il primo arrabbiato, si era visto la faccia dei Mecacci, arrabbiatissimo. Paci si alza, sbaglia, rimbalzo di Alex Ranuzzi, punto numero 6. 22 Jackum, 16 CFG. Fallo di Pignatti. Primo fallo di Pignatti, quarto di squadra. Cambio per Ranuzzi, che ha giocato primo quarto fantastico. 6 punti realizzati, con 3 su 6 dal campo. 2 rimbalzi, un recupero. Liberati a sbagliare, rimbalzo di Pignatti. Parente la finta, torna da Panzini, chiede palla a Pignatti, la riceve sul post basso, si gira, va a sbagliare. Paci con un po' di mestiere aveva spinto i lunghi di Livorno, poi scivola e non riesce a mantenere il pallone. 46 secondi al termine del primo periodo. ...22-16... è entrato Ondomenghe, che propizia un recupero. Ancora Liberati che fa fallo praticamente sempre. Parente per Pignatti, Panzini, ancora Parente. Buono lo scarico per Bruno Ondomenghe, purtroppo sul ferro. Parente era già tornato in difesa,
Il Livorno ha avuto vita facile per prendere questa palla. 10 secondi al termine del primo periodo, la ruba Ondomeng, sul quale Liberati spinge con mestiere sul ferro, finisce 22 a 16 Menziana con tre giocatori a 6 punti, sono Ranuzzi, Quignatti e Paci dall'altra parte, 4 punti per Liberati, Lucarelli, Malfatti. Time out per noi, poi commentiamo il primo periodo. Torniamo dal Palaestra di Siena, 22 a 16 per la Menziana dopo i primi 10 minuti. Lello, abbiamo avuto qualche piccolo timore quando la squadra ospite è andata avanti 10 a 4 perché stava difendendo bene oltre ad attraccare altrettanto bene, e poi però c'è stato un parziale importante della Menziana che si è messa a fare la Menziana. Un parziale costruito sulla difesa, perché come insegna il manuale del basket, al punto numero uno l'attacco nasce sulla difesa. Abbiamo messo una difesa uomo, abbiamo recuperato 3 o 4 palloni molto belli e hanno tolto le certezze che aveva Livorno e Londra, l'entusiasmo di qualche canestro entrato all'inizio, e ci siamo presi poi gli stessi tiri di sistema che prendevamo all'inizio che non entravano, adesso sono entrati, per cui la certezza è nata dalle grandi soluzioni difensive e soprattutto dalla grande difesa uomo che ci ha portato poi ad avere tranquillità anche e serenità in attacco. Anche l'ultimo tiro di Bruno Domenghe ci stava tutto. Io mi arrabbio quando i tiri non vengono presi, quando un tiro deve essere preso va preso, perché quello è il gioco. Quando non ti prende il tiro corretto sicuramente poi peggiori ancora le cose, per cui Menziana sul buon binario in questo primo quarto. 9 su 21 dal campo, arrivano le statistiche per la Menziana, 7 su 13 per Livorno, questo vuol dire aver tirato 8 volte in più. E poi c'è un dato importante, Livorno ha perso 6 palle, la Menziana ne ha persa solamente una, in compenso ne ha recuperate 5. Panzini in possesso, palla per Pignatti, ancora Panzini. Ondomeng, Parente, si alza, sfortunato Parente, gira e esce il tiro, sempre fermo a 0 punti Davide. Granchi è entrato nella formazione ospite. Gigena, gran difesa di Pignatti, grandissima difesa del Pigna, notevole devo dire come difesa. Pignatti ha annullato fino a questo momento Gigena, salvo un tiro a 3 punti che gli ha sparato fuori ritmo, tutto di qualità di Gigena, per il resto non pervenuto stasera Bruno Gigena. Gigena sbaglia Paci, ma riprendiamo il rimbalzo. Panzini va in zingarata e prende il fallo. Stiamo giocando una ottima pallacanestro in entrambe le metà campo, e adesso arriva il capitano, che non l'ha vinta da solo né la partita contro Piombino, la terza, né la prima contro Livorno, però ci ha messo tanto del suo. Si è caricato la squadra psicologicamente sulle spalle quando c'era Mario Gigena che imperava, lui è entrato dentro di qualità, di grinta, anche di astuzia e di leadership, ha preso in mano la squadra, poi altri hanno finalizzato, ma da lui sono arrivati sicuramente gli input decisivi sul parquet. Due tiri liberi per Lollo Panzini, va il primo, siamo 23 a 16, continuiamo a aggiungere qualche mattoncino al nostro vantaggio, diventano 8 adesso, 24 a 16 massimo margine. Va a sbagliare Sollitto, forse un po' timoroso di beccarsi la stoppata di Kjačić.
Perdiamo palla per un errore, un'incomprensione fra Pignatti e Panzini. Fuori il Pigna, dentro Biagio Sergio. Cura tale Malfatti che ha fatto 4 punti, Biagione Sergio che mette sempre tantissima grinta, poco appariscente dal punto di vista dello score, ma grande apporto in difesa sempre di Biagio Sergio. Lucarelli accetta il cambio Chiacic, si alza Lucarelli, va a sbagliare rimbalzo lungo con un pizzico di fortuna per Malfatti. Attenzione, troppo spazio per Zollito che per fortuna non ci punisce. Rimbalzo di Chiacic, 24-16, 8-16 da giocare, tornerà Sebavico, probabilmente per far riposare Parente. Effetti speciali di Granchi. Fuori Parente, dentro Vico, è volato come fosse un moscerino il numero 9 di Livorno. Chiacic esce su Venucci, scivola Malfatti, stavolta sbaglia, rimbalzo di Vico che si fa largo. Palla a Sergio Panzini, la finta. Ondomeghi, ancora Panzini. 11 per tirare. Chiacic va a sbagliare il ghiaccione. Rimaniamo 24-16. Venucci. Sollito contro Panzini che ha recuperato. Malfatti per Venucci. Gli si mette alle calcagna Bruno Ondomeghe, gran canestro di Lucarelli, 24-18. Lucarelli secondo me è un giocatore pronto anche per la categoria superiore. Fuori Sollitto, dentro Liberati che si è un po' riposato. Rimessa affidata a Ondomeghe. Panzini, Chiacic a centro area, Ondomeghe scarica per la tripla di Sebastian Vico. È il primo canestro dalla lunga distanza della Mezzana. Dobbiamo tornare però in difesa. Malfatti sbaglia, Ondomeghe non controlla. Siamo 27-18. Importante Lello iniziare a fare canestro anche da fuori. Sì, specialmente quando loro si mettono a zona, punirli con il tiro a lunga distanza può essere centrale per aprire la difesa per le penetrazioni dei nostri giocatori, specialmente di Ondomeghe, che potrebbe essere basilare da questo punto di vista. Arriva la risposta subito di Liberati, che poi ha fatto un'esultanza un po' strana. Scintille fra Granchi e Biagio Sergio. Beh, Granchi va detta una cosa, è un ragazzino che non ha paura di niente, perché è un under 19, va a giocare contro Biagio Sergio che ha esperienza e ha anche agonismo da vendere, tanta faccia tosta per Granchi, anche se in questo caso mi verrebbe da dire finalmente gli è stato fischiato il fallo. Fuori Granchi e fuori anche Venucci, dentro Gigena e Sollitto. È molto importante vedere una cosa, cioè che Venucci è fermo a un punto e due palle perse, lui che dovrebbe essere assieme a Gigena la stella di Livorno, che vuol dire che abbiamo difeso molto molto bene. Intanto guardiamo questa azione di Vico che va a realizzare
evidentemente Verucci è il leader offensivo di questa squadra, il punto di riferimento, e col tiro da fuori può fare la differenza. Abbiamo chiuso il canestro sia a Mario Di Gena che a lui, e chiaramente si vedono i risultati, perché poi gli altri sono buoni giocatori, ma però non possono avere la continuità di 40 minuti come invece hanno Venucci e Gigena. Primo fallo fischiato a Ondomenga, il secondo di squadra, siamo 29-21 per la Menzana. Da regata Jacob, 5-41 all'intervallo lungo. Tiri liberi per Malfatti, che stasera è un po' uscito dal cilindro di coach Quilici, è il sesto punto per lui. Pressione di Sollitto su Panzini. Vico va dentro, perde palla, rimessa Don Bosco. Si lamenta Seba Vico per un tocco, a suo dire, irregolare. Ne abbiamo visti molti in queste due serate. Più 6 Siena. Sollitto con 9 secondi per Livorno. Si alza Liberati. 3 tiri liberi sul fallo di Vico. Avevamo difeso molto bene, spingendo Livorno quasi sulla linea di metà campo. Poi è arrivato questo fallo. Ci saranno 3 tiri liberi per Davide Liberati. Liberati 7 punti fino a questo momento, è il miglior realizzatore, anzi dice l'arbitro sono 2 tiri liberi. Sta andando a parlare con Quilici, spiegando che Liberati stava pestando la linea. Oggettivamente siamo in una posizione nella quale è impossibile dire se sia un errore o meno questa interpretazione dei due in grigio. Fa 2 su 2 Liberati e torna a meno 4 la CFG, 29-25. Parente, Ranuzzi, Panzini per Chiacic. Quelli di Malfatti sono tutti falli. Parente da 3, Davide Parente, 32-25. Quanto è importante Parente, fallo di Ranuzzi, primo della sua partita. Fuori Sergio, dentro Pignatti. Tante rotazioni, sia per gli adeguamenti sul parquet, sia probabilmente anche per gestire bene le energie, Lello. Certo, sono 40 minuti, abbiamo giocato 2 giorni fa, per cui dobbiamo dosare bene le energie per arrivare in fondo carichi e con la testa lucida per poter affrontare il finale, perché questa è una squadra che chiaramente Livorno potrebbe essere fino a fondo in partita, come lo è stata nel match di giovedì scorso. Si era creato un mismatch fra Gigena e Panzini. Panzini ha cercato di far vedere un po' il contatto di Gigena, poi ha speso il fallo. Vai lunetta Gigena sul primo fallo di Panzini. Quarto punto di Gigena, tornato a fare canestro dopo diversi minuti di astinenza, anche qualche minuto di panchina.
32-27, Panzini a passare la metà campo su Di Lucia Sollitto. Ranuzzi. Chiacci già attacca il canestro, va a sbagliare piuttosto male. Micacci ha già chiamato minuto di sospensione, si alza Gigena da 3, rimbalzo di Kjačić, chiama pugno la panchina di Siena. Parente, Kjačić contro Persico, rimbalzo di Ranuzzi, c'è il fallo. Ghiaccio ha provato il, mentre intanto Micacci è andato di corsa al tavolo a rinunciare al time out. Ghiaccio, dicevo, ha provato il passo di incrocio che lo ha reso abbastanza famoso tanti anni fa. È arrivato un po' corto, poi però c'è stato un rimbalzo importante di Ranuzzi e c'è anche il fallo di Lucarelli, è il terzo fallo di Lucarelli. Micacci torna a chiamare il time out e allora 32-27 con 9 punti di Seba Vico nella Menzana e altrettanti di Davide Liberati nel Livorno. Domani Lello parte anche l'altra semifinale fra Cecina e Varese. Cecina secondo me magari ha meno talento rispetto a Varese, però è decisamente più squadra. Sì, giocano molto bene Cecina perché appunto con scelte di avere meno talento sono messi anima e corpo a disposizione di coach Campanella, giocano di squadra molto bene, sono la mina vagante di questo girone, anche se non sono affatto una sorpresa. Mi ha sorpreso più la facilità con cui Varese ha battuto Valsesia, che pensavo fosse molto meglio. Girone equilibratissimo, pertanto tutti devono giocare al massimo e poter prevalere sugli altri. Come abbassa un'altra attenzione, abbiamo visto anche noi, Piombino può battere anche noi. Stasera Campanella non c'è, anche perché domani chiaramente è la partita, però tanto ha visto due o tre partite della Menzana recentemente, quindi ormai eventualmente in prospettiva è abbastanza informato. Al di là delle battute, torniamo sulla gara 2 fra Menzana e Don Bosco. Parente riceve con 3.35 da giocare, si alza Davide Parente, corto, 1 su 6 dal campo di Parente. Sollitto per Persico, la gran difesa di Kjačić che poi prende il terzo rimbalzo della sua partita. Entrambe le squadre in bonus. Panzini, blocco di Kjačić, scarico per Parente che perde palla. Micacci dice al suo giocatore di gestire un po' di energie nervose, si arrabbia Parente perché a suo dire c'è stato un tocco su di lui nel momento dello scarico. Venucci attacca Kjačić e va a realizzare, e questo è Mattia Venucci. 32-29, Don Bosco è sempre lì. Più 3, Jacob, Kjačić, taglio di Ranuzzi, riceve ma è chiusa all'area. Roberto Kjačić dai 4 metri. 34-29, primi due della sua partita. Sollitto, c'è Pignatti su Sollitto, tiro da 3 di Liberati. Altri 3 tiri liberi per il giocatore labronico. Stavolta credo siano 3 in tutto e per tutto. Secondo fallo di Ranuzzi.
È il primo giocatore ad andare in doppia cifra liberati. Punto del meno 4 per i suoi colori, altri due tiri liberi. Due su tre, rimbalzo di Kjačić. Panzini con 1,58 da giocare prima dell'intervallo lungo. Brutta ricezione e altrettanto brutto scarico di Ranuzzi su Pignatti. È la palla persa numero 6 della Menzana. Va in panca Ranuzzi. Che è rientrato abbastanza freddo dopo i minuti trascorsi in panchina. Ce la caviamo in qualche modo con una serie di mazzolate su Venucci, qua il fallo poteva anche starci, parente dietro la schiena per nessuno. Venucci ringrazia e va a realizzare. 34-33, il pubblico si arrabbia. Oggettivamente parente sta giocando una brutta partita, però credo sia anche il caso di sostenere i giocatori biancoverdi. Tre palle perse e 1 su 6 dal campo per Davide Parente. Indubbiamente non la miglior serata. Pazzini va in lunetta, entra, se non sbaglio, per la prima volta in questa serie Tiam, giocatore con la maglia numero 20 di Livorno, uno dei ragazzini che da lunedì saranno a Vasto per le finali nazionali categoria Under 19 Elite. Ci saranno lui, Granchi, Orsini, Lucarelli. Fa 2 su 2 Panzini. Anche Malfatti sarà a fare, credo, le finali Under 19, se non sbaglio. Venucci, più 3 Menzana, 36-33. Kjačić mette la manona e procura un altro recupero. Altra partita super di Roberto Kjačić. Pignatti contro Gigena. C'è anche il canestro del Pigna. 38-33. Magia di Luca Pignatti. Sì, è stato bravo, ma anche in questo caso è nata una grande azione difensiva di Roberto Kjačić. Quando facciamo accadere, perdiamo una palla, perdiamo fiducia anche contemporaneamente. Insisto ancora, noi dobbiamo insistere sulla difesa, perché lì è la nostra chiave, difesa, apertura dei contropiedi e velocità. Quando riusciamo a fare quello siamo devastanti. L'aggiuntivo di Pignatti. Intanto Kjačić è andato in panca a prendere un po' di riposo. 9° punto per Pignatti. Ghiaccio fuori con 5 rimbalzi e un paio di recuperi importanti procurati. 39-33, ultimi 40 secondi del secondo periodo. Parente sulle tracce di Liberati. Gigena contro Panzini, e chiaramente è un mismatch sul quale paghiamo dazio. Purtroppo Panzini o si butta in terra, magari accentuando anche il contatto, o altrimenti è fallo quasi sempre. L'arbitro Catani va a parlare con Lollo Panzini proprio qua accanto alla nostra postazione. Anche Mecacci adesso a farsi sentire un po' tutto, sia i giocatori che la panchina biancoverde, a chiedere di magari avere la stessa interpretazione dei contatti in entrambe le metà campo. Gigena dalla lunetta. Il
39 a 34, 39 a 35 adesso, time out, ultimi 32 secondi da giocare, time out chiesto da Mecacci per organizzare sia il possesso offensivo che poi l'ultima difesa, la brigata che chiama tutto il pubblico di Viale Sclavo in piedi. Pignatti, lo abbiamo detto, miglior realizzatore fra i biancoverdi con 9 punti, una Menzana che sta tirando abbastanza male, 14 su 33 dal campo. Livorno a 11 su 26, quindi sono cifre abbastanza speculari. ...19 a 12, computo dei rimbalzi per la formazione di casa. ...6 recuperi per i biancoverdi, 2 per Livorno. Menzana che ha avuto 10 punti da palla recuperata, questo è un dato sicuramente interessante. Dobbiamo migliorare qualcosa in attacco, 12 su 27 da 2 punti non è propriamente una gran percentuale. Panzini con 26 secondi, ce ne sono 17 però sul segna sul tabellone dei 24. Paci raddoppiato, deve scaricare questa palla, addirittura triplicato per Parente, 4 secondi, aveva un tiro abbastanza comodo, Panzini prende quello più difficile sbagliandolo, 4 secondi, Venucci poteva probabilmente cercare anche di avvicinarsi a canestro, fare un passo in più, finisce 39 a 35 con Parente che non la manda a dire agli arbitri. Più 4 Menzana all'intervallo, 9 di Pignatti da una parte, 11 di Liberati dall'altra, è partita vera Lello e ci sarà da soffrire fino all'ultimo. Ma sì, ma sono playoff, non ci si può aspettare altro che questo, quando le partite o si ammazzano fin dall'inizio oppure quando una squadra è in partita lo sta fino in fondo, difficilmente le partite si chiudono velocemente quando non hai l'inerzia giusta, la rabbia giusta e te lasci in partita. Comunque va bene così tutto sommato. Davide deve essere Parente un po' meno nervoso, abbiamo visto un po' troppo nervosismo che poi lo porta a non essere il giocatore che è, il realizzatore e tutto il resto. Purtroppo un po' di polvere bagnata non l'hanno un po' innervosito stasera. Più 4 Menzana all'intervallo, 39 a 35, ci risentiamo per i secondi 20 minuti, a fra poco. Intervallo di Gecom CFG, il punteggio 39 a 35 per la formazione di casa, un primo tempo nel quale la Menzana sostanzialmente, se escludiamo il 10 a 4 iniziale per Livorno, la Menzana è sempre stata al comando delle operazioni, però Lello va anche detto che non riusciamo a staccarci, è un po' una costante questa della squadra allenata da Matteo Mecacci,
e meriti probabilmente anche di Livorno, che comunque rimane sempre attaccato. Sono come il classico gatto attaccato dove non si può dire Livorno, Piombino, cioè non riusciamo a staccarci di dosso, anche perché quando giochiamo meglio riusciamo a nervosismo e a disunirci. Dobbiamo dare continuità alla difesa, poi un attacco, il tiro entrerà, non c'è problemi. Non possiamo però perdere intensità difensiva dopo una palla magari persa in attacco, un tiro sbagliato che era dentro però un sistema. Dobbiamo essere più costanti, più coerenti con noi stessi e con le nostre filosofie, perché ci sono le basi per poter dominare queste partite quando riusciamo a fare quello che noi sappiamo fare. Anche oggi l'abbiamo dimostrato chiaramente, la difesa che riusciamo a fare in certi momenti, no? Poi a volte abbiamo delle amnesie incredibili che diamo tiri facilissimi. 46 a 33 in fatto di valutazione per la Menzana. Io però vorrei bonariamente mandare una piccola offesa ad Andrea Zanotti, che nonostante quello che potrà dire è a Berlino a gozzovigliare con i suoi amici dell'Istrice, a bere con moderazione chiaramente la birra insieme a un gruppo di amici di storico, un compleanno a Berlino in concomitanza fra l'altro con le finali scudetto. Bene, andare a vedere l'Alba Berlino ufficialmente andavano. Benissimo, un saluto ovviamente a Andrea Zanotti. La valutazione più alta dei singoli, quella di Pignatti con 13 da una parte e dall'altra 10 di Liberati. Si riparte con la palla consegnata a Mario Gigena. Venucci, Cacci parte col quintetto ormai abituale, Vico, Pignatti, Ranuzzi, Parente, Paci. Palla toccata dalla difesa di casa. Otto secondi per tirare per il Don Bosco. Terzo fallo di Ranuzzi, assolutamente evitabile. Rimessa CFG, uscita di Paci su Venucci, Persico sbaglia, rimbalzo di Vico. Questo primo possesso di Livorno che non è andato a canestro. C'è bisogno di Parente, assolutamente. Sotto canestro arriva Paolo Paci, ben imbeccato, 41-35. Questo è uno sfondamento che andava fischiato al giocatore di Livorno. Venucci, altro fallo in attacco da parte di Persico, terzo fallo di Persico, una buona notizia per la Menzana. Protesta Persico con gli arbitri, protesta anche il coach di Livorno con gli arbitri, va fuori numero 8 di Livorno, al suo posto torna Malfatti. Parente, su di lui Venucci, Vico, 41-35, si alza Seba Vico, è corto, rimbalzo offensivo di Pignatti, altri 14 per la Jacob. Parente, Pignatti, gioco a due fra i lunghi, non un gran rilascio di palla da parte di Paci, alla fine può partire l'azione della CFG.
Venucci, Malfatti, ancora Venucci, 41-35 Siena. Gigena avrebbe spazio, preferisce andare dentro, fa una cosa giusta perché grava del secondo fallo Paci. Secondo fallo di squadra per la Menzana. Gran recupero di Vico, molto telefonato il passaggio di Venucci per Gigena. A rimorchio arriva Alex Ranuzzi e quando corriamo è tutta un'altra storia. Assolutamente sì, quando corriamo riusciamo a innescare il contropiede, non ce n'è per nessuno. Questo fa la differenza, che ora la difesa è molto molto intensa, difesa uomo aggressivissima per la Manzana, che vediamo cosa farà. Venucci cerca un compagno, ecco quello, il tiro di questo poco simpatico, evidentemente Granchi, che è stato abbastanza aggressivo anche nel primo tempo, messo a sedere dopo due falli un po' anche oltre il limite in campo, però mi sembra fatto un bel canestro questa volta. Canestro di Granchi riporta a meno 5 Livorno. Ranuzzi sulla difesa di un Granchi veramente importante, ha preso un colpo il giocatore di Livorno, credo si debba fermare assolutamente il gioco, ha preso un colpo al volto, speriamo nulla di grave per il ragazzino di Livorno che ha fatto un gran canestro e poi aveva anche difeso bene, poi nella contesa si è ritrovato qualcosa addosso, problema, arriva lo staff medico di Livorno, problema al naso credo, arriva anche il dottor Catanese della Menzana, va il dottore della Menzana a curarlo. È stata applicata la borsa del ghiaccio. Al ragazzino di Livorno. Gli applausi di Viale Sclavo. La partita perde momentaneamente un protagonista. Curato dal nostro staff, è curato dal nostro staff, giocatore di Livorno. Vabbè, giusto così, no, no, il problema casomai, ho capito benissimo la battuta, è la stranezza che non c'è un medico al seguito di Livorno. Ma al parasport, poi al microfono, c'è un medico in sala, non lo so. Tecnico alla panchina di Livorno, finalmente. Quili ci stava passeggiando ben oltre la linea di competenza da diverso tempo. Allora, questa è una situazione sulla quale dobbiamo cercare di costruire un parziale, perché il problema anche nella serie contro Piombino è stato che magari prendiamo un po' di vantaggio e poi però non ci costruiamo nulla sopra. Se ora si stanno innervosendo, c'è stato questo fallo tecnico che ci darà la possibilità di fare un mini break, dobbiamo sfruttare anche la sua, anche il nervosismo di Livorno, mentre Davide Parente ancora è un po' in crisi, un solo tiro da tre punti a segno per lui questa sera, solo tre punti al referto, troppo nervoso Davide, deve fare quello che sa fare, non deve preoccuparsi se il tiro non entra. Eccolo Parente dopo l'errore dalla lunetta. Paci, buono scarico per Alex Ranuzzi con le pistole verso la curva nord, 46-38, più 8. Arriva Vico, recupera assieme a Parente, c'è un fallo non fischiato a Sollitto. La palla è della Menzana, ma sullo slancio era fallo di Sollitto. Comunque, time out Livorno. Tutti in piedi a incitare la Menzana, che è tornata molto bene dall'intervallo in campo. 46-38 per i biancoverdi.
siamo in linea di galleggiamento sul massimo vantaggio, che adesso è di 8 lunghezze. Percentuali da 3 punti, 3 su 7 per Siena, 3 su 10 per Livorno, una partita nella quale non si sta tirando molto da fuori, si privilegia l'appoggiare palla nei pressi del canestro. 9 perse dalla squadra ospite, con punto dei falli in sostanziale equilibrio. 11 quelli fischiati alla Menzana, 13 quelli fischiati a Livorno, e tanti sono rimasti nel fischietto degli arbitri. Parente. Se aggiungiamo Parente, probabilmente abbiamo buone chance di portare a casa la partita, forse anche la serie. Vico, 11 secondi per tirare. Palla persa. Molto male. Dalla Geco. Velucci dall'altra parte. Sollitto contro Vico. Fallo di Vico. Terzo fallo di Vico. 3 di Vico, 3 di Ranuzzi. Questo è un problema. Malfatti, taglio di Cigena, si alza Malfatti e fa canestro. Che partita di Malfatti! Pazzesco! 8° punto, bravo, bravo lui assolutamente. Non pronosticato, ma molto bravo. 4° fallo di Vico in attacco. Un Sollitto che gli ha fatto saltare i nervi. Time out di Mecacci. Va detta una cosa, Lello, al di là di qualche fischio che magari non è particolarmente giusto, non solo sanno giocare bene a pallacanestro, parliamo di ragazzini, è Sollitto a 19 anni, però sanno picchiare e sanno far vedere bene i contatti quando li subiscono, mentre invece li mascherano molto bene quando sono loro a farli. E qui è veramente scuola basket livornese. Sì, abbiamo visto Granchi fare dei voli che sembrava Dino Zoff, era mondiale dell'82, anzi anni 70, cioè, veramente questa, hai notato una cosa perfetta, specialmente in questo Sollitto, Granchi, questi riescono, nonostante la differenza di stazza fisica, in certi momenti a essere tra virgolette prepotenti in senso positivo, fermo restando che poi quando difendiamo uomo e lì fa la differenza la stazza fisica, a quel punto là le devastiamo e rubiamo palla ogni azione in cui difendiamo in modo normale. Importante, importantissimo portare a casa questo risultato, andare 2-0, perché poi insomma, a Livorno le difficoltà si moltiplicheranno, come è normale che sia. Sollitto. Venucci. E ancora una volta grande lavoro su Venucci. Ranuzzi in campo con 3 falli, Vico in campo con 4 falli. Scelta rischiosa da parte di Mecacci. Si alza Vico, va a sbagliare, fallo di Paci. 4° fallo di Paci. Sul tabellone Vico risulta avere 3 falli e non 4, evidentemente era sbagliato prima, però Paci va fuori, deve entrare Chiacic ed avere
molti più minuti ancora una volta rispetto a quelli che erano preventivati. Già in bonus la Menzana, solamente un fallo fischiato a Livorno. 46 a 40 sul Litto. Sbaglia il tiro libero. Zero su due di Sollitto, un po' di braccino. 40 bloccato quasi sulla metà campo. Panzini. Ranucci. Tornato Lucarelli in campo. Bisogna tirare, lo fa Panzini. Tiro molto difficile, gran rimbalzo di Kjačić. C'è il fallo fischiato a Lucarelli, a Malfatti. Malfatti, secondo fallo per Malfatti, due tiri liberi per Kjačić. Rimbalzo numero 6 della sua partita, il primo in attacco. Segna Ghiaccione. Menzana 48 a 40. Menzana 4 e 42 da giocare nel terzo periodo. Fallo di Pignatti su una sceneggiata stile Cinecittà di Mario Gigena. Gigena che poi va a fare qualche gesto evitabile apparente, che stava protestando. Secondo di Pignatti. Mette il tiro libero Gigena. Ottavo punto per lui, li ha messi quasi tutti dalla lunetta. Liberati che va a dire anche lui qualcosa alla panchina della Menzana. È un conto la faccia tosta, un conto è la provocazione, un po' diversa come storia. Prepariamoci a due partite assai intense al Palamacchia. Kjačić cerca una cosa che probabilmente non è nelle sue corde, sbagliando. Tiro da tre di Lucarelli, corto. Rimbalzo di Sollitto per Liberati, fuori, cortissimo il tiro di Sollitto, alla fine esce Panzini, c'è un fallo ai limiti dell'antisportivo. Gli arbitri lo considerano un fallo normale. Questo era antisportivo tutta la vita. Ma sì, ci stanno impedendo di difendere fischiando tutto il fischiabile, anche quello che non c'è in difesa, e concedono questa cosa incredibile come questo era un fallo antisportivo evidentissimo, con fallo da dietro, regolamento alla mano. Stanno provando questi due in grigio a fare chirurgici, ma devono fare molta di strada per essere chirurgici. Non mi piacciono assolutamente gli arbitri di stasera. Panzini in palleggio, più 6. Dobbiamo non innervosirci, ma non è facile in situazioni del genere. Liberati sta difendendo come un indemoniato su Parente. Panzini da 3. Lorenzo Panzini, 51 a 42. La tripla di Lollo Panzini. Importantissimo, e poi il fallo di Parente. È il terzo. Due tiri liberi per Gigena sul 51 a 42. Avevamo appena finito di esultare per la tripla di Panzini, che già Livorno è a battere due tiri liberi. Due su due,
dell'esperto giocatore del Don Bosco. 51-44, Livorno è sempre ferma a tre falli, chissà se arriverà in bonus da qui alla fine del terzo periodo. Perde palla Parente, Ranucci non deve fare fallo, segna Lucarelli, palla persa numero 3 della partita di Parente. Liberati continua a pressarlo duro e a mandarlo in confusione. Un altro fallo su Pignatti non fischiato. Primo fallo di Liberati. Pensa un po', Liberati ha fatto il primo fallo adesso. Ma no, il primo fallo fischiato dagli arbitri, bisogna essere corretti, il primo fallo fischiato ai Liberati. Nel frattempo c'è il signor Faraoni che si sta lamentando ad alta voce, non so di cosa, io vedo solo della pancia a questo momento che è tre volte la mia, è tutto un dio di Faraoni che sta comparendo, ma è lì in bocca del tunnel. Faraoni, un vecchio guru del basket toscano, è una mazzata sulle mani di Roberto Jacic. Nemmeno nel torneo Wisp queste cose si vedono. Brutto, brutto clima si sta creando, c'è tanto fallo su Chiacici che ha sbagliato un rigore a porta vuota, comunque a due tiri liberi. Mette il primo Ghiaccione, grande capitano. Mi piace molto l'atteggiamento della brigata che inneggia comunque a Davide Parente nonostante una partita assai negativa del giocatore con la maglia numero 3. ...53-46... ...2:49 alla fine è arrivato il bonus del Don Bosco. Venucci, Lucarelli pasticcia un po', scivola, arriva Panzini a rubargli palla, altro fallo di Liberati non fischiato, si danno il 5-2. Vico, bisogna attaccare bene questo possesso, buono scarico per Ranuzzi, la finta, Pignatti, è il suo tiro, gira e esce purtroppo la palla della Mezzana, ultimo tocco di Persico. Abbiamo attaccato bene al di là dell'errore di Pignatti. 2:14 sul 53-46. Dobbiamo provare a far commettere il quarto fallo a Persico sotto canestro. Chiama zona Livorno. Panzini non vede Ranuzzi. Chiacic viene scippato da Liberati. Venucci va a realizzare. Poter andare a più 10 con quel tiro da 3, torniamo solamente a più 5. Zona 2-3 per Livorno. Panzini fuori per Vico, non una grande ricezione, va dentro Sebastian Vico, gran canestro dell'argentino. 55-48, zona che ha concesso qualche spazio. Venucci dall'altra parte, 1:35 all'ultimo intervallo. Persico, Ranuzzi su Gigena, prende un colpo Vico. Liberati, 3 secondi, 2, si alza sul ferro, rimbalzo di Vico. Consegna a Panzini, 1:19, ancora zona per Livorno. Panzini da 3, gira e esce, rimbalzo di Pignatti. Bisogna tornare in difesa. Gigena per Venucci, tante braccia, alla fine il fallo di Pignatti. Il pubblico si arrabbia, però questo è un fallo che c'è tutta la vita. Manda in lunetta Livorno, fuori Pignatti, dentro Biagio Sergio. Tiri liberi per Venucci, un momento nel quale probabilmente servirebbe avere tranquillità e raziocinio anziché
cercare qualche tiro affrettato. Sì, ma è incredibile, noi siamo qui a 7-8 metri dalla lunetta, dal canestro, è una vera e propria mattanza che c'è ogni volta penetra un giocatore della Menzana, si sente le botte delle mani qua, si vedono contatti, si sentono le botte, c'è 2 metri di giudizio degli arbitri, uno in difesa della Menzana e uno in attacco per la Menzana, completamente diversi, e questo non sta né in cielo né in terra. La partita in questo momento la tengono aperta, qualche errore della Menzana certamente, ma anche 2 arbitri veramente inadeguati a una serie di playoff. Ranuzzi, Vico, fallo di Granchi. Allora, questa è una buona idea, Livorno è al terzo, la terza azione che sta schierandosi a zona, è stata battuta 2 volte dalle penetrazioni da destra di Sebastian Vico sulla linea di fondo. Tiri liberi per Vico, 11 punti fino a questo momento per lui, miglior marcatore assieme a Ranuzzi, anch'egli a 11. Sul ferro, poi 48 secondi prima dell'ultimo intervallo, 0 su 2 di Vico, pesantuccio. Liberati per Venucci, Domenghe e Sergio in campo. Perde palla Livorno. Venucci è stato sfortunato perché aveva fatto un mezzo miracolo nel tenere la palla in campo, poi l'ha buttata sulle spalle di Matteo Mecalci. 55-50. Sorride con un po' di rabbia anche Venucci. Panzini per Vico, ultimi 20 secondi. Ancora Seba Vico, ancora stavolta da sinistra. 57-50. Liberati da 3. Sbaglia, rimbalzo di Panzini, prova, è corto, finisce 57-50 con le unghie e con i denti, anche devo dire con una buona lettura della difesa zona che ci ha dato tanti problemi in questa stagione, abbiamo preso 7 punti di vantaggio, ci siamo tirati fuori da una situazione non facile. Sì, stasera mi piace tutto sommato anche le scelte che sta facendo Matteo Mecacci, che sta tenendo la squadra con la barra dritta nonostante appunto degli errori incredibili che facciamo, ma non è colpa dell'allenatore, certamente se un giocatore perde una palla è tutto il resto. Comunque è una partita a scacchi interessante a questo punto di vista qua, e vediamo l'ultimo quarto come ce lo giocheremo. Time out per noi, più 7 Siena. ...57-50 per la Giacomo dopo 30 minuti di gara 2 di semifinale, Menzana in vantaggio con uno strappo importante arrivato dalle mani di Sebastian Vico, 13 punti per l'argentino anche a dispetto del doppio errore dalla lunetta. Dall'altra parte a Livorno, nella quale Gigena con tanto mestiere, tanta esperienza, e Liberati rappresentano i due maggiori terminali offensivi, 11 punti ciascuno, 8 degli 11 punti di Gigena sono arrivati dalla lunetta. Ripartiamo con Panzini, Sergio, Ranuzzi, Vico e Chiacic. Dall'altra parte Venucci,
Sollitto, Lucarelli, Liberati, Persico. 16 su 37 dal campo per la Lizzana, che però all'imbarzo sta andando forte. 29 catturati contro i soli 20 di Livorno. Chiacic ne ha presi 7, 4 quelli di Paci, che però è fuori perché è gravato di 4 falli. Fallo di Liberati su Sergio. Questo è un fischio in controtendenza rispetto a quello che si è visto per tutta la partita. Rimessa Menzana, 9:48 alla fine di questa gara 2. Panzini, Vico per Chiacic a realizzare, bravo anche a gestirsi negli appoggi sul parquet, a non andare a sfondare su Venucci. Punto numero 8 per Chiacic, più 9 Menzana, ancora massimo margine. Venucci, Sollitto, la finta, buono scarico per Lucarelli. Questa è una grande azione di Livorno che ha trovato il giocatore più pericoloso dal perimetro. Lucarelli, lo abbiamo detto anche in gara 1, è stato il miglior trepuntista del girone A. Fallo di Liberati, li stanno fischiando tutti adesso. Terzo fallo per lui. Rimessa Menzana, Giacomo avanti di 6 punti, 59-53. Panzini, palla che doveva essere scaricata per Ranuzzi, ci è arrivato prima il giocatore del Don Bosco. Sollitto da 3, cross, nessuno riesce a metterci la testa, a metterla in rete. Ranuzzi, attenzione, palla fuori per Panzini, va bene così. Sergio, Vico contro Lucarelli, Chiacic, buon ribaltamento, brutta palla di Sergio. Venucci passa la palla sotto le gambe di Panzini, grandissimo contropiede del Don Bosco e ancora una volta più 9 e in un ame torniamo solamente a più 4. Sì, e devo dire che anche nelle ultime azioni gli arbitri hanno fischiato anche i contatti difensivi di Livorno, per cui niente da dire a questo punto di vista qua. Meno male, ci pensa Sebastian Vico, che con questo momento è quello che gli americani chiamano go to guy. Palla a Sebastian per essere lui il miglior terminale offensivo. 16° punto a Riferto. Fallo in attacco di Sollitto, arbitraggio cambiato completamente. Completamente cambiamo il metro di giudizio degli arbitri. Un terzo quarto incredibile, adesso hanno cominciato in modo completamente diverso. 16° punto di Vico, ci toglie tante castagne dal fuoco perché ci riporta più 7. Primo fallo di Sollitto che fa fuori al suo posto Gigena. Qua andiamo sul sicuro, Gigena ai falli difficili fischiarglieli. Gigena va subito a parlare con gli arbitri. Vignatti, Vico ancora da 3, errore. Fallo di Panzini su Venucci. Se è il terzo fallo di Panzini. ...7:46 al termine. Lucarelli per Liberati. Gigena ha già piazzato un paio di blocchi. Lucarelli, Gigena sotto, ci arriva prima Panzini, siamo in sovrannumero, Vico da 3, rimbalzo di Panzini notevolissimo, gran partita di Panzini, prende il tiro da 3, sbaglia, arriva Chiacci già rimbalzo, abbiamo avuto
poca lucidità. Gran canestro dall'altra parte di Venucci, però ancora una volta non abbiamo messo dentro la palla in una situazione di sovrannumero, una situazione nella quale abbiamo avuto spazi anche per attaccare l'area anziché prendere i tiri da tre punti che poi invece abbiamo deciso di prendere. Poi è arrivato anche l'errore di Kjačić, giusto questo time out di Mekacci. Non lo so, forse Lello voglia di non vorrei dire strafare, ma quantomeno di ergersi a protagonisti e chiuderla con largo anticipo puntando sul tiro da tre punti, quando probabilmente magari andando dentro si hanno percentuali potenzialmente più alte e magari si prende anche il fallo. Questa non è una squadra che in tutto l'anno ha chiuso semplicemente negli ultimi tempi chiuse partite con grande anticipo. Dobbiamo giocare semplice, siamo nei playoff, cerchiamo di giocare semplice. Manca 7 minuti alla fine, la partita è ancora apertissima e dobbiamo ringraziare anche Lollo Panzini che ha fatto un grandissimo impegno in cabina di regia questa sera ed è stato importante nel tenerci avanti nel punteggio. Apro parentesi, nulla da dire a Vico, ci mancherebbe, che ne ha messi 16, poco da dire a Panzini che ha fatto cose importanti, però probabilmente in certe situazioni si deve andare anche a fare legna. Anziché cercare le giocate di Fioretto, Ranuzzi. Sbaglia Ranuzzi. E Livorno ha la palla per tornare a stretto contatto. 6:49. 62:57 Dzeko. Fallo della difesa. Fallo di Sebavico. Questo è il quarto. Sta crescendo Venucci perché Livorno riesce a correre un po' di più. Fuori Panzini, dentro Parente. E speriamo dia un contributo, quello che sa e può dare. Dentro il tiro libero di Venucci. 62:58, dodicesimo punto della sua partita. E siamo nuovamente con un solo canestro di differenza. 62:59. Vico in campo con 4 falli. 6:28 alla fine. Kjačić va a sbagliare, prende il rimbalzo. Va ancora a sbagliare, c'è il quarto fallo di Persico. Undicesimo rimbalzo della partita di Kjačić. 2 tiri liberi per il numero 41 della Menzana. Classe 74. Segna il tiro libero Kjačić. 63:59. Cinque su sei per lui al cronometro fermo questa sera. 6:15 alla fine. Venucci. Dobbiamo trovare le misure che abbiamo messo per 70 minuti su Venucci, perché adesso ci sta andando via regolarmente. Pignatti a canestro, intensità. Livorno che è in bonus, fra l'altro, liberati ancora Venucci. Fallo di Pignatti, terzo. Terzo anche di squadra sul 65-61. Persico per Venucci.
Palla persa da Livorno, rimessa per la Giacomo. Venucci dice che probabilmente l'ultimo tocco era di Chiacic, noi siamo da tutt'altra parte del parquet, quindi non ci addentriamo in alcuna valutazione. Parente, 5.33. Ranuzzi, Vico si alza, è lungo il tiro di Vico, il balzo di Liberati, palla toccata da dietro da Pignatti, la rimessa è per Livorno. ...14 perse dalla Menzana, cresciuto questo dato, a fronte di 11 recuperi. Mario Gigena, 65-63. Ultimi 4-56, è un supplementare in pratica. Vico fuori per Ranuzzi, la finta, prende un fallo, tiro da tre punti di Ranuzzi, fatto saltare il diretto avversario. Quarto fallo anche per Lucarelli e tre tiri liberi. Fa una mezza astuzia di Ranuzzi. Assolutamente sì, e sul controtempo è stato ingenuo Lucarelli a cascare nella trappolona di Alex Ranuzzi, che viene bene perché è il quarto fallo di Lucarelli, che è stata una delle spine nel fianco quest'oggi per la Menzana, ed Alex potrà allungare, ecco, non lo fa in questo momento. 11 punti per lui, più 2 per la Menzana, un'altra tiro da lunetta. Ranuzzi è fermo a quota 11 da tanto tempo. Eccolo il dodicesimo, Livorno ha 3 giocatori con 4 falli, Malfatti, Lucarelli e Granchi. In campo fino a in questo momento c'è soltanto Lucarelli. 2 su 3 di Ranuzzi, 67-63. Bisogna alzare l'intensità. In difesa. Non è questa l'intensità che ci vuole, perché Lucarelli in un attimo, Liberati in un attimo, è andato a canestro, 67-65. Battuto Parenti e poi ha battuto tutto il resto della difesa bianco-verde. Vico, Pignatti, fallo di Gigena. Secondo. Si va a tirare con Pignatti. Adesso i tiri liberi sono molto molto importanti. Mette il primo Pignatti, è il dodicesimo punto della sua partita, 3 in doppia cifra per Siena, Pignatti, Ranuzzi, Vico. Sbaglia purtroppo il secondo, anche lui sporca il 4 su 4 che diventa 4 su 5. Adesso Livorno può andare anche a impattare, 68-65, vediamo. Liberati, Persico ancora Liberati, 8 secondi per tirare. Che errore di Persico su Vico, ha rischiato anche di commettere il quinto fallo. Parente, 3.57. Palla appoggiata a Chiacic, che cerca di far commettere il quinto fallo a Persico. Buon ribaltamento, Ranuzzi da tre, è un cross. Chiacic tocca e consegna nelle mani di Pignatti. 10 per tirare, Parente, da tre. Gira esce, rimbalzone del capitano. Per Pignatti, palla di Livorno, palla di Livorno. Che è giusto, però oggettivamente ci doveva andare
magari il playmaker a prendere quella palla a Kjačić. Sì, assolutamente sì, è una continua mattanza sotto, appunto vediamo delle botte incredibili nelle mani che volano, non so quello che si vede nelle immagini televisive, ma è impressionante i contatti che ci sono e Livorno è sempre lì, ha un possesso della Mujekom e sarà dura fino a fondo sicuramente. Non sono tanto d'accordo sul contatto ai danni di Pignatti, che secondo me era abbastanza ortodosso, e sicuramente Kjačić è stato abbastanza bollato dai due che sono andati a raddoppiarlo. 3:27 alla fine, era un altro possesso importante, ma continuiamo a non staccarci dal Don Bosco. 68-65, Kjačić 14 rimbalzi e 9 punti, anche 2 su 8 al tiro. La palla è nelle mani del Don Bosco, con Quilici che dice a Persico di stare calmo. Persico ha rischiato il quinto fallo poco fa. Fenucci, l'uscita di Kjačić, il raddoppio di Ranuzzi, Gigena da 3, il pareggio di Mario Gigena. 68-68 a 3:10 dalla fine. Vico. Tutto dovevamo fare che meno che far ricevere Gigena, invece abbiamo fatto prendere il tiro. Pignatti da dentro, una spinta di Gigena non fischiata, però non stiamo attaccando con fluidità, tutt'altro. In questo momento l'inerzia è nelle mani di Livorno. Fenucci, la stoppata di Kjačić, la palla è anche della Mezzana. Ghiaccione ancora immenso, Roberto Kjačić. Santo ghiaccio, è il santo graal della Mezzana stasera, Roberto Kjačić. Rimbalzi offensivi, grandi azioni difensive, ci tiene ancora in parità nel punteggio. Lollo Panzini è rientrato in questo momento a dare lucidità alla squadra e speriamo che porti i ritesi dei risultati nei minuti precedenti. La palla è della Mezzana, ne mancano 12 secondi, io però mi ripeto, vedo il Livorno in questo momento molto molto più brillante proprio dal punto di vista fisico. Panzini, Ranuzzi taglia sotto canestro, va a mettersi in angolo. Tre, due, Pignatti sbaglia. Fallo fischiato a Ranuzzi, ne abbiamo visti 2000 di contatti del genere. Quarto di Ranuzzi e il quarto anche per la Mezzana. 2:10 alla fine, rimaniamo 68 pari, non facciamo più canestro. Stiamo attaccando onestamente molto male. 2 minuti e 7 secondi, liberati. Fenucci, liberati da 3, segna Livorno, va sopra di 3 e questo è un gran canestro. Abbiamo preso un paio di canestri simili, prima quello di Gigena, adesso quello di Liberati, sui quali sostanzialmente non siamo andati a fare opposizione, e in attacco siamo molto molto scarichi. Errori incredibili in attacco e in difesa, stiamo buttando via veramente veramente tutto. Bruttissima la Mezzana negli ultimi 4-5 minuti, non brillantissima ma accettabile il resto della partita. Stiamo dando veramente il peggio, ancora la partita è lunga ma la situazione mi sembra messa abbastanza male. Meno 3 a 1,54 se giochiamo come abbiamo fatto fino a questo momento negli ultimi 2-3 minuti, pertanto bisogna svegliarci un pochino
in difesa e anche in attacco giocare normale senza pensare di voler vincere la partita ogni secondo. La partita finisce al 40esimo, non dopo 3 secondi dell'azione. Pubblico incita i nostri, ma la situazione è brutta, perché oggettivamente da qualche minuto stavamo vedendo evidente una Livorno che ha un linguaggio del corpo diverso, e il linguaggio del corpo poi alla fine è quello che fa la differenza. Panzini intanto 1-51 per Vico, palla per Kjačić, persa, e ho paura che qua questa palla persa se ne vada qualcosa di importante. Venucci, scivola Pignatti, Venucci per ammazzarci, sbaglia, rimbalzo di Kjačić, Panzini 1-23, Vico. Livorno si chiude in difesa, Ranuzzi da 3, il pareggio di Alex Ranuzzi, 71-71, 1-11 dalla fine, mamma mia, 16° punto di Ranuzzi. Siamo sempre lì. Venucci per Lucarelli, 7 secondi per tirare, 53 alla fine. Scivola Lucarelli, recuperiamo palla. Pazzesco. Partita che cambia da un attimo all'altro, 71 pari, 40 secondi alla fine. Ranuzzi da 3. Ranuzzi da 3! Ranuzzi da 3! Ranuzzi! Io l'avevo data per persa, che forse non mi senti perché c'è tanta confusione, ma quando Livorno è andato in attacco sopra i 3 punti, vedendo i nostri oggettivamente un po' mosci, passatemi il termine, avevo detto ma. Poi arriva questo signore che è un mostro nel senso buono. 6 punti consecutivi quando Livorno ha avuto la palla, il tiro del più 6 che avrebbe chiuso la partita. Mi incavolo perché non si può arrivare con il coltello piantato nella gola, sentire scorrere il nostro sangue e reagire. Dobbiamo farlo prima, non si può arrivare in questo punto sperando nella grande classe di Ranuzzi e basta, dobbiamo vincere prima le partite, non arrivare a questo punto. Vediamo un po', allora Ranuzzi ha girato la partita, 19 punti con queste due triple, non facevamo canestro da 3 da una vita e poi ne ha messi due lui. Pandemonio al palestra, 33 secondi e 95 centesimi alla fine, 74 Gekom, 71 CFG. Rimessa per Livorno. Trasuono incredibile. Venucci va a realizzare troppo alla svelta, 74-73. Pignatti per Panzini. Quasi perde palla. Pignatti, Vico. Chiede fallo Livorno, chiede di fare fallo, lo fa su Vico, due tiri liberi per Seba Vico, poi 15 secondi. Non sono i tiri liberi più importanti della stagione, ma quasi. Mette il primo Seba Vico, importante. Punto numero 17, 75-73. Due su due, 76-73. Chiama a fallo la panchina della Menzana. Sbaglia Livorno, recuperiamo la palla. Un errore pazzesco di Livorno. Un errore pazzesco di Livorno.
ha buttato via un canestro già fatto. Adesso andiamo in lunetta con 3 punti di vantaggio e 5 secondi alla fine. Se i segnali vogliono dire qualcosa, questa è una stagione che deve continuare. Eh no, deve continuare per forza o per amore, non ne parliamo nemmeno di altre cose. Questo signore che è lunetta dobbiamo ringraziare molto stasera. Lorenzo Panzini è stato basilare stasera, tanto quanto le due bombe di Alex Ranuzzi. È entrato dentro, ha riportato un po' di equilibrio della squadra e se andiamo in porto con questo match, che ancora non è chiusa affatto la partita, aspettiamo il finale per gioire, c'è un altro tiro da mettere dentro per chiudere la partita, altrimenti sono cavoli amari. Segna Panzini, 77-73. Lucarelli sbaglia, ha vinto la Menzana, pazzesco ma bellissimo, 77-73, il bello del basket, da essere morti, abbiamo dato un colpo di coda che ci porta 2-0, 19 di Ranuzzi, 18 di Vico, 12 di Pignatti, dall'altra parte 17 di Venucci, 16 di Lucarelli, di Liberati scusate, e di Gigena. Beh, insomma, adesso andare 2-0 a Livorno ci mette, non dico calma e tranquillità perché quella non ci vuole, però sicuramente non siamo con le spalle al muro, tutt'altro. No, assolutamente no, ma dobbiamo metterci noi con le spalle al muro e in questi 10 giorni guardare 50 volte la partita per capire dove cosa non si deve rifare. Non è possibile aver dato vita a Livorno e Piombino per 2 partite qui a Siena fino a fondo. Questo palazzo deve essere una bomba pronta ad esplodere di tifo, ma ci deve essere una squadra in campo che le partite deve portare a casa prima, non portare gli avversari in fondo in questa maniera qua. Questo purtroppo l'abbiamo fatto anche stasera, non possiamo aspettarci sempre la classe che tiri e tiro tempo dentro, a volte possono anche uscire. Davide Parente è un grande giocatore, deve essere meno nervoso, altrimenti deleterio per se stesso e per la squadra. Deve essere tranquillo, sereno e fare quello che sa fare, così come tutto il resto della squadra. Non dobbiamo farci nervosire quando i fischi sono strani e tutto il resto, dobbiamo essere soprattutto e soprattutto comunque forza Menzana. Grazie a Lello Giranneschi, esce Ranuzzi, l'MVP, il gladiatore, l'uomo che ci ha fatto vincere questa partita. 10 giorni di sosta, si torna a giocare martedì 19 a Livorno al Palamacchia, chi può vada assieme ai ragazzi della brigata perché sarà una serata tosta in campo e sugli spalti, ma bisogna esserci per tifare come sempre Menzana. Buona serata a tutti anche da parte di Matteo Tasso, a risentirci per le prossime telecronache della GECO Menzana Siena.